Bentornati sul canale Non Aprite Questo Blog, qui è il Gonz e oggi sono qua per fare l'aggiornamento della collezione dei film horror. C'è un bel po' di roba, non sono usciti tanti film in home video in questo mese, però ho fatto qualche acquisto io per negozietti e ho approfittato anche di qualche offerta di Amazon. Se siete interessati a questi argomenti, vi consiglio di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche. Allora, iniziamo dai film che sono usciti per Midnight Factory. Sono due. Allora, li ho già visti tutti e due. Sono Dead Hunt, un film un po' trash dove ci sono esseri giganti, mostruosi, uccidono persone. Sono film un pochino rudimentali, trash, un po' alla Sharknado, diciamo. Mi ha stupito questa scelta da parte di Midnight, però ci sta anche che ci siano cose un po' diverse. Vi apro la confezione così lo vediamo dentro e leggo anche di chi è la regia perché non me lo ricordo. Eccolo qua, questo è il retro. Allora, film di Ron Carson del 2017. C'è anche qualche attore un po' famoso, adesso non vi saprei dire il nome. C'è questa rock band di, insomma, attempati rocker che cercano di tornare sulla cresta dell'onda, vanno a un festival e prima di andare al festival si fanno di peyote in un luogo dove ci sono dei nativi americani. Insomma, faranno qualcosa contro la natura che farà incazzare appunto la natura e ci saranno degli eventi magici che porteranno a far. Vabbè, non vi dico altro. Comunque ci sono formiche giganti, ragazzi, formiche gigantesche. Il film è piuttosto trash e la CGI non è proprio delle migliori, anzi, però questi film sono proprio caratterizzati da questo tipo di qualità. Per quanto riguarda invece la parte comedy, devo dire che è piuttosto divertente il film. Ci sono diverse battute simpatiche. Io l'ho visto in lingua originale perché preferisco non perdere, diciamo, il senso di certe battute, perché nei doppiaggi, nelle traduzioni vengono un po' cambiate le cose. Quindi vi consiglio sempre di guardarli in lingua originale. Qui potete scegliere la lingua, scegliere i sottotitoli. Devo dire che si ride abbastanza perché il film inizia con una tizia che scappa da una formica gigante e si toglie i vestiti e glieli lancia contro finché non rimane completamente nuda. E te ti viene da chiederti: ma che cazzo sta facendo? Cioè, è puro, diciamo che è puro fan service per far, diciamo, piacere a chi vuol vedere un po' di bellezza. Insomma, chi vuol vedere, insomma? Avete capito. Comunque, Monsters vs. Metal, ci sono un sacco di battute e cose riguardanti la musica e il metal, e devo dire che anche se appunto dopo un po' questi film stancano, questo è uno di quelli meno peggio che ho visto, e il finale alla fine è anche abbastanza simpatico e ti dà quella svegliata che ti permette comunque di arrivare fino alla fine della visione. Diciamo che è una discreta visione. Se vi piacciono i film super ignoranti, horror con mostri giganti, eccetera, eccetera, allora sicuramente vi piacerà. C'è il solito librettino, l'edizione è sempre molto bella di Midnight Factory. E passiamo al secondo film, che invece, diciamo, se questo Dead Hunt comunque ovviamente mi ha lasciato un po' freddino perché è quel genere di film, diciamo, ironico che non ha pretese. Invece questo film, anche questo penso non abbia pretese se non quella di intrattenere, e invece secondo me fa qualcosa di più. Si chiama The Wretched, come il mitico gruppo punkercore milanese di tanti anni fa, che io tra l'altro amo tantissimo. Il film segue le vicende di questo giovane ragazzo, questo teenager, che si accorge che c'è qualcosa di strano nei suoi vicini di casa. Ovviamente avete capito, quindi non è uno spoiler, che si tratta di streghe, insomma il tema è quello, e non voglio spoilerarvi troppo, però vi voglio dire che anche se non è un film, diciamo, particolarmente eccezionale, devo dire che mi ha sorpreso per come sono riuscito a trovare delle cose che tipiche del cinema horror degli anni 80 che mi sono piaciute. Intanto il protagonista si muove e si comporta in modo guardingo nei confronti di ciò che gli accade intorno. Diciamo, non è che deambula come un ebete, come succede spesso nei film horror, e quindi è solo praticamente una pedina che avanza. Avrete la sensazione proprio di insieme a lui di diventare sempre più diffidenti
riguardo ciò che sta accadendo, e questa l'ho trovata una cosa che rende la visione molto più intrigante. Ci sono varie dinamiche tipiche degli horror con teenager, quindi lui conoscerà una ragazza, conoscerà i ragazzi del posto, ci saranno tutta una serie di cose, però diciamo che il rapporto principale che lui avrà sarà tra lui e questa fantomatica casa, questa famiglia di fianco, con cui inizierà a svilupparsi un rapporto di diffidenza che a me ha ricordato tantissimo un bellissimo film del passato che è L'ammazza vampiri. Questo rapporto tra il villain, diciamo il cattivo che vive nella casa di fianco, e il protagonista del film, il ragazzo, mi ha ricordato tantissimo quello dell'ammazza vampiri. Devo dire che il film è gestito piuttosto bene e la visione è piuttosto gradevole. Non è un capolavoro, però devo dire che è veramente veramente un ottimo film. Forse ecco una delle cose che mi è piaciuta meno, anche se in questo caso è giustificato dalla contestualizzazione di questa fantomatica presenza strega, che dir si voglia, perché ci sono i classici movimenti scattosi che io detesto nel cinema horror, usando un po' il jump cut, no? Viene fatto questo movimento scattoso e poi vengono aggiunti questi suoni per rendere scricchiolante l'essere, il villain. In questo caso è giustificato, però devo dire che è una cosa che non apprezzo molto. La trovo piuttosto banale e stucchevole, perché viene usata spesso e fa leva su un meccanismo per cui le persone hanno paura e diffidenza verso ciò che si muove, ciò che è antropomorfo e si muove in modo strano. Quindi è un giochino abbastanza inflazionato, diciamo. Per il resto comunque il film è abbastanza intrigante e ha anche dei twist finali che lo hanno reso un pochino più gradevole. Questa è un'altra sorpresa, come ne sono capitate in precedenza di Midnight Factory, con per esempio Bliss, che mi è piaciuto, o Tiger Are Not Afraid, che è un altro film molto particolare. Lo apriamo. Allora, questa è la copertina, bellissima la copertina. Bellissima la copertina. Bello anche dentro. Sì, poi scoprirete vedendo il film che ci sono dei richiami, riferimenti al folklore. Il film è dei fratelli Pierce, Brett e Drew, del 2019. Io sono del 1900. Molto bella anche questa cover. Wretched, consigliato, consigliatissimo. Anche The Dante, consigliato, se vi piace quel genere, chiaramente. Questo Wretched è un po' più nelle mie corde. Ok, non è uscita molta roba in un video in questi mesi, almeno di horror. Per fortuna però mi sono dato alla pazza gioia, si fa per dire, perché sapete che essendo io mezzo scozzese sono anche un po' tirchio. Allora, non ricevo le versioni numerate delle uscite Midnight Factory, perché chiaramente essendo numerate non è che le mandano in giro per fare la recensione. Io non le compro perché sono tirchio, e quindi mi sono comprato, visto che avevo l'edizione in DVD semplice, mi sono comprato in offertissima l'edizione di Reanimator in DVD. Lo so, sono un pezzente, però devo dire che è veramente molto figa. Sono molto contento dell'acquisto. Non è quella in Blu-ray, se potete comprate quella in Blu-ray, perché ha una longevità maggiore, nel senso che la qualità è sicuramente migliore, però sono sicuro che la qualità sarà buona anche in questo e ci sono gli stessi contenuti, credo. Adesso non ne sono sicuro al 100%, la mia è la copia 689. L'apro per voi. Non ho aperto niente di quello che ho preso di nuovo, quindi state qua che vediamo tutto. L'apro in questo momento. Devo dire che sono proprio soddisfatto, perché è uguale, identica, però appunto è in DVD. Dentro alle cartoline, al libretto meraviglioso. Al libretto, cioè, cosa qua? Al libretto che è meraviglioso. Ah, la cartolina, bellissima. I DVD, il film con gli extra, versione integrale, versione uncut, e poi ci saranno gli extra. Insomma, 11 euro pagate su Amazon, direi che è un acquistone. Midnight. Allora, io tendo a prediligere il Blu-ray, però in questo caso ho voluto risparmiare, ero un po' indeciso. Alla fine me l'hanno un po' rovinata quelli di Amazon. Me la tengo così e le mando a fare in culo.
Però fa niente, dai. Comunque è qua. Va. Fanculo. Amazon. A tal proposito, vi lascio il link. Sappiate che potete cambiare anche se trovate un graffietto. Potete cambiarle le edizioni. Cosa che io ho fatto. E ora vi faccio vedere anche con quale film. Quindi vi lascio il link in descrizione per acquistare tutti questi film su Amazon, se ci sono. E ora vi faccio vedere un film che io avevo acquistato in un mega Black Friday, dove lo... costava veramente poco, è un'edizione limitata, l'ho pagata 6 euro e qualcosa, adesso non ricordo esattamente. Attualmente costa 15, è molto carino, ora ve la faccio vedere. Allora, sto parlando del Blu-ray di dello Squalo in questo formato I numeri 1 si chiama, è stupendo, è veramente bello, mi piace un sacco i colori, la grafica. Ci sono anche delle parti riflettenti nella stampa. Ora ve la apro. Allora, questa mi è arrivata da Amazon agli inizi di dicembre, distrutta praticamente, schiacciata. Vabbè, ero incazzatissimo, ma non tanto perché sapevo che potevo cambiarla, però ero incazzato, che palle, volevo aprirla, eccetera. Quindi non l'ho aperta, l'ho presa, l'ho portata insomma, al punto di ritiro e l'ho rimandata indietro. Ci ha messo un secolo ad arrivarmi, perché mi è arrivata un mese... quasi 2 mesi dopo, però sono contento perché questa non sembra rotta da fuori, è ancora da aprire e ha delle particolarità questa edizione, chi l'ha comprata lo sa già. Intanto, appunto, è bellissima la cosa che sia un po' cioè che abbia questa patina meravigliosa, e poi dentro ha è fatta libretto come quelli di Midnight. Vediamo se cade qualcosa nella mia ignoranza. Qui c'è, penso, il DVD e il Blu-ray, doppio disco, che è una roba che non mi dispiace affatto. E poi, non la sto trovando, quindi mi sta venendo l'incazzatura peso, spero di trovare, ah sì, eccolo, il magnete per il frigorifero di dello Squalo. Mi aspettavo qualcosa di un po' più solido, però è comunque un bel magnetino. Che io metterò qua, oppure lo tengo dentro all'edizione, non lo so, voi cosa fate di solito? Comunque lo Squalo ha bisogno di presentazione, secondo voi? No, non ha bisogno di presentazione, molto bello il libretto, con foto, grafica fatta da Dio, da leggere, ci sono le frasi prese dal film, vedete? Molto bello che abbiano messo le frasi, serve una barca più grossa, direi. Serve una barca più grossa. Insomma, spero di non rovinarla per fare sti cazzo di aggiornamenti. Ok, ecco. Bellissima, secondo me. Per 6 euro qualcosa, 6,50 euro tipo. Mi sono portato a casa questa bella edizione dello Squalo. Allora, per i più giovani, ma anche per quelli che lo conoscono già e l'hanno visto tanti anni fa, io vi consiglio di rivederlo in qualità migliore in lingua originale. Cosa che io ho fatto qualche tempo fa quando lo avevano messo su, non mi ricordo, Prime da qualche parte. Ed era in ottima qualità. Devo dire che non mi ricordavo che una delle scene... Scusate, poggio qua un attimo perché sennò faccio danni e non voglio rompere le edizioni in cartone. Non ricordavo che una delle scene che più mi aveva terrorizzato è quando il marinaio racconta l'esperienza che ha avuto di naufragio con gli squali. È incredibile come uno riesca a creare una tensione del genere semplicemente mettendo due attori lì, bravi ovviamente, e facendo una messa in scena del genere. Io ero terrorizzato. Ecco, quella scena lì è un punto chiave per capire in che modo lo squalo come film ti spaventa, no? Perché ti semina lì delle cose che poi ti maturano dentro. Veramente un bellissimo film. Famosissimo per gli effetti speciali e tutto quanto, i costi e soprattutto per il successo clamoroso che ha avuto, successo che poi ha aperto la strada, la carriera di Steven Spielberg, permettendogli poi di aprire la casa di produzione, produrre altri grandi registi come Joe Dante. Insomma, dobbiamo allo Squalo tantissimo, al successo che ha avuto, chi è andato a pagare il biglietto al cinema per vederlo. Passiamo a un altro film cult che però appunto io non conosco perché sono, insomma, ci sono tanti film che non conosco che voglio vedere. Questo l'ho trovato, è un'edizione limitata, serie cult 70, Terror Beach. È un'edizione limitata, questa cosa mi ha gasato parecchio perché è la 700
61 è il quarto capitolo della saga dei resuscitati ciechi di Armando de Osorio, che è un regista spagnolo. Allora, io non ho visto nessuno di questi film, però ho trovato questa edizione a pochissimo, ora non ricordo se 3-4 euro o una cosa del genere. L'ho voluta comprare anche se è il quarto capitolo e non il primo. Quindi ora me la tengo lì e quando troverò il modo di vedere gli altri, vederli o su una piattaforma di streaming legale o comprare i DVD usati per mercatini, insomma, ma anche i VHS, insomma, se troverò un VHS guarderò quello e poi insomma, vedrò anche questo. Tiratura limitata, 999 copie, c'è scritto qua. Ho messo così, 666. Fantastico, questo l'ho pagato tipo 3-4 euro, una roba del genere. Questa saga è quella che poi ha ispirato il film che è appena uscito, Curse of the Blind Dead, di cui abbiamo parlato anche nell'ambito del Fanta Festival. A tal proposito vi consiglio di seguirci anche sull'altro social, quello Viola, dove faccio un sacco di live anche sui festival. Passiamo a altri film che ho acquistato. Anche questo devo averlo trovato a poco, perché me li metto nel carrello e poi aspetto che mi arrivi la segnalazione che il prezzo è sceso o meno e li acquisto. The Domestic. Restare vivi non sarà facile. Mi piacciono parecchio le bianchi o comunque che variano un po' il tema del blu o del nero. Allora, il film è di Mike P. Nelson, è il suo primo film. Praticamente è un'ambientazione distopica dove c'è una specie di guerra chimica e vengono buttate delle sostanze, la gente muore, si salvano solo in pochi e si creano le solite bande un po' alla Mad Max. Ci sono i buoni, ci sono i cattivi e ci sono quelli che non si capisce bene se sono buoni o cattivi. Devo dire che alla fine mi aspettavo un po' meglio, ma comunque il film è abbastanza buono. Funziona, arrivi fino alla fine, c'è qualche trashata qua e là. Sì, un po' troppo alla Mad Max, dei cliché un po' raffazzonati così, però devo dire che in generale è comunque un film abbastanza gradevole. E il regista, che qui è al suo primo film, ha già girato, perché penso che sia in lavorazione, il prossimo reboot di Wrong Turn, di cui si sta parlando spesso in questi giorni. Questo fa parte di due gruppi di film che io ho preso a botte di 4 da MediaWorld, perché c'era il 4 film a 10 euro e c'erano anche i Blu-ray, quindi ho fatto una scorpacciata di tutti quei film che magari di solito non comprerei, però per collezionismo compro lo stesso. Infatti questo non mi ispira per niente, nel senso che ho l'impressione che non sia proprio un granché, però appunto a questa cifra l'ho voluto comprare. Sto parlando di Amityville, Il risveglio, remake, film di Fred Calhoun, che è il regista di Meno 2 livello del terrore, che è un film che non ho ancora visto, e del remake di Maniac, quello con Elijah Wood del 2012. Anche quello non l'ho visto. Maniac è un film meraviglioso. E ho sentito dire che comunque anche il remake di Maniac con Elijah Wood non è male, quindi lo vedrò presto. Questo lo apriamo. 10 euro 4 film, ne ho presi 8. Uno è Amityville, insomma il vecchio Amityville è una bomba, questo sarà, non fatemelo dire. Altro film che appunto non avrei comprato sicuramente a prezzo pieno, che fa parte di questo gruppo qua, è It capitolo 2, il remake, Andrés Muschietti, come cazzo si dice? Andrésd, come la serie Andrésd, quella dove si incontrano nel letto, sono nudi. Ma che vi devo dire su It? Vi posso dire che ho fatto la recensione sul canale YouTube, andate a cercare il video, oppure se mi ricordo ve lo metto qua sotto nell'info box. Ma che vi devo dire? Allora, non ho il primo, ho questo. Sicuramente non comprerò mai un'edizione strafiga dei due capitoli insieme, quindi 2,50 euro, quando troverò a 2,50 euro anche l'altro, o anche meno, o anche usato per mercatini, andrà a fare compagnia a questo qua. Spero che perlomeno facciano
una grafica che stia bene insieme. Che dire, tra i due film è sicuramente il peggiore perché prende un po' in contropiede tutti, c'è troppa commedia, battute, cose, diventa un pochino una parodia di se stesso, mentre nel primo, anche se non era proprio riuscitissimo, però si era riusciti a mantenere quell'atmosfera un po' creepy, spaventosa del libro. Io non ho letto il libro, però posso immaginare quanto sia bello e scritto bene, visto che è appassionato a tantissimi lettori. E niente ragazzi, 2,50€ ci può stare tutto. Ora tenetevi forte perché sta arrivando la bomba. Come sapete, poi non venitemi a rompere i coglioni, che io lo so che c'è qualcuno a rompere i coglioni, non rompetemi i coglioni, perché io compro anche le robe che mi fanno cagare, per collezione, soprattutto se li pago 2 euro, 2 euro e mezzo, ecco, massimo 2 euro e mezzo, 3 a seconda. Ho deciso di comprare questa edizione Warner Bros. Di Annabelle, qua. Come minimo potrebbe comparire, perché sapete quanto io sono anticongiuriano, anzi vi faccio vedere anche la mia felpa fatta in collaborazione con Tabù. Adesso mi assalirà la suola di Denan. Molto belle però graficamente queste cover, a parte la bambola che mi sta sui maroni, però mi piace la grafica. Ve la apro. No, non con i denti. Come cazzo ve la apro? Devo dire che la grafica mi piace. Mi piace, ecco, il Blu-ray dentro è... insomma è uguale, non è che cambia molto, però lo slipcase è figo. Gran film di bello, ecco lo slipcase che mi sta dando dei problemi. Ah, ma allora è proprio, cioè, ma allora è proprio la... siete proprio voi del Conjuring Universe che mi volete male. Lo sapevo che non dovevo comprarla, non rientra dentro, ma vaffanculo. Una brutta stronza, sta bambola di merda. Allora, brutta bastarda di un Annabelle. Questo qua, secondo me, rientra tantissimo nel genere trash, horror trash che io amo, e quindi ce l'ho in collezione, come c'ho in collezione anche altre cose, tipo Conjuring 2 ce l'ho, e penso che se troverò a 2 euro anche gli altri li prenderò. Non odiatemi, ragazzi. Chi mi segue sa che io compro tutto, anche il trashate. Poi, sempre per 2,50€, quarantena. Film che non ho visto, che dovrebbe essere il remake di Rec, una roba del genere. Che cazzo di bisogno c'era di fare il remake di Rec? Comunque, di John Eric Dowdle, che è il regista anche di Necropolis, La città dei morti. Vabbè, edizione molto light. Molto light, quarantena, remake di Rec. Ma che cazzo fa il remake di Rec? Boh, so. Non si sentiva l'esigenza di fare... Però va bene, è un film in più, magari non è neanche così spiacevole. Altro film, Midnight Factory, che non ho mai visto, che non avevo, con il simpaticissimo Keanu Reeves, Knock Knock. Insomma, film di Eli Roth, un altro regista che io non è che proprio, ecco, un po' troppo idolatrato. Comunque, apprezzabilissimo il suo amore per il cinema, è un grande appassionato, ha fatto una bellissima serie. Documentario sui film horror che esce con Midnight Factory. Adesso dovrebbe uscire anche la seconda parte, molto figa, soprattutto perché agli inizi si approccia da poco, ed è da poco un fan dell'horror, ma proprio poco, perché ti dà un'infarinatura su delle robe che, insomma, chi segue un pochino l'horror le sa. Vediamo dentro. Insomma, questo è un film molto basato sul sesso, l'attrazione. C'è la bellissima, bellissima, bellissimissimissima, che è questa qua, Lorenza Izzo, questa qua, che è un'attrice che ha fatto anche Green Inferno, insomma è la moglie di Eli Roth. Un film horror di Bellocci, cioè Keanu Reeves, belle ragazze. Vi farò sapere cosa ne penso e sono abbastanza curioso di vederlo. Poi mi piacciono i film con, non lo so, che Keanu Reeves mi sta simpatico proprio. Midnight Factory, Knock Knock. Tutti questi sempre a 2,50€. Poi, dilemma della vita. Cosa fare con Alien, tutta la saga? Farla. Io ci sto iniziando a fare la collezione dei DVD. Però, se ci fosse un bel cofanetto strafigo in Blu-ray, cazzo, meriterebbe. Intanto io vado avanti con la collezione dei DVD. Al massimo poi la vendo o la regalo. Alien 3 o Alien al cubo, come si diceva una volta. Che penso sia quello dove si rasa i capelli, no? Boh, non lo so se è qua, se li raso o se li rasa prima.
La paura è tornata, ma ragazzi, ma quanto fa paura Alien, lo xenomorfo. Edizione super sfigata, ma comunque che va benissimo, 2,50€. Alien, che vi devo dire, cioè, si può non comprare? Ecco, una cosa che potevo non comprare, probabilmente, e questo dimostra la mia teoria che compro anche le trashate orribili. Questa non mi ricordo se l'ho vista, penso di no. Però ho il poster lì, perché me l'hanno mandato per una partner che ho fatto. Il Fest, 2,50€, costerebbe 15. Non so se è perché la riapro, perché alla fine dentro non c'è niente in questa edizione. No, invece in quella c'è qualcosa, ma è già aperto. Un horror un po' così, mi hanno detto un po' del... avete capito. Vedremo com'è, vedremo com'è. Invece questo qua, questa è un'edizione, questo è un altro film sicuramente meglio di Il Fest, penso, è intuito. Io l'ho visto questo qua in anteprima stampa tempo fa. Soul Legacy. Voi vi starete chiedendo, ma perché hanno questa etichetta bianca? Perché loro distinguevano i film in offerta mettendoci un'etichetta. Solo che questi grandissimi pezzi di merda l'hanno messa su questo che era aperto. Per fortuna però la card, qua c'è anche lo scontrino che dovrei tenere, se non va qualche film me lo faccio cambiare. C'era dentro, vedete, c'era anche la card, e per fortuna la card c'è ancora, infatti ho controllato. Io quelli aperti li apro sempre perché controllo se il DVD è rotto. In questo caso ho scoperto che c'era la card, carina, la lascio dentro con Jigsaw. In effetti il titolo originale è Jigsaw, in Italia l'hanno chiamato Saw Legacy. Non so che capitolo è, il 150.000esimo. Hanno finito di tediarci con questi seguiti, però adesso fanno il reboot e ricominceranno la saga. E vediamo, speriamo che sia bello, dai. Saw Legacy è diretto. Adesso qua, togliere sto cazzo di coso, sarà una rottura di balle. Vado col phone, però vedi, poi tutta rovinata. Comunque poi le cambio io queste. Comunque i fratelli Sperig sono anche i registi di La Vedova Winchester, quindi i registi di Saw Legacy sono i fratelli Sperig, che sono anche i registi della Vedova Winchester. Hanno fatto pure questo che ho trovato. Ho finito i film che ho comprato a Media, ora inizio con i film che ho comprato usati a 2€. Hanno fatto questo film che ho trovato usato, che è Undead, che non conosco. Gli zombie stanno tornando, ho l'impressione che sia abbastanza trash. Dentro addirittura c'è il librettino che non ha nessuna utilità, perché cioè mi fanno il librettino con i capitoli delle scene. Ma che cazzo me ne frega a me? Ma metti piuttosto una foto del film. Questo addirittura era un noleggio, perché c'è l'etichetta e pure persino scritto qua in pennarello, che cercherò di togliere. Undead, film di zombie un po' così strani. Ho visto il trailer, mi sembra un po' una roba così. Altro film usato, preso a 2€, è Light Out. Se non vi ricordate qual è Light Out, Light Out, Terrore nel buio, film del 2016, mi sembra, sì, di David Sandberg. Praticamente è il remake del cortometraggio che uscì nel 2013. Io mi ricordo addirittura quando probabilmente feci anche un articolo su quel cortometraggio, che era diventato molto popolare. Insomma, quello dove la tizia spegne la luce, quando spegne la luce si vede una sagoma, poi quando la riaccende la sagoma non si vede più. Da lì ci hanno fatto un film prodotto da il buon James Wan. Però questo non dovrebbe essere male, Light Out. Il regista di Light Out è anche purtroppo il regista di Annabelle 2 e di Shazam. Insomma, se questo sarà un film decente, mi verrebbe da dire che ha avuto una carriera discendente, diciamo, perché vabbè, comunque cazzi suoi. Spero che Light Out sia carino e lo vedrò presto. Altro film, questo invece mi ispira parecchio, questo invece mi ispira molto, di Jim Mickle, film del 2013, We Are What We Are, Noi Siamo Ciò Che Siamo, che è il remake di un film messicano che si chiama Siamo Quello Che Mangiamo, che secondo me è anche un titolo un po' più figo. Insomma, mi incuriosisce di più, perché siamo ciò che what we are, siamo ciò che siamo non vuol dire un cazzo, invece siamo ciò che mangiamo, invece
mi ispira parecchio. La cosa curiosa che potrebbe farvi stare simpatico al regista, che non conosco, insomma, vedrò il film, è che ha deciso di diventare regista dopo, almeno secondo una sua dichiarazione, dopo aver visto L'Armata delle Tenebre. Quindi non può che starci simpatico. Però, ecco, ora che mi viene in mente un film suo, l'ho visto, che è Stakeland, che è un film di zombie abbastanza carino, a basso budget comunque, è un film non eccezionale ma che intrattiene bene secondo me, anche se ora lo ricordo poco. We Are What We Are. Poi passiamo a un film che probabilmente è una roba inguardabile però. Allora, Patto di Sangue è un film del 2009 diretto da Stuart Handler, Sorority Row il titolo originale, è il remake di un film del 1983 che si chiama Non entrati in quel collegio, che non ho visto. C'è questa congrega femminile che combina un guaio, vi consiglio caldamente di non guardare il trailer che trovate su YouTube perché è di uno spoiler pazzesco e quindi vi rovinereste la visione, anche se non so quanto possa essere valido questo film. Comunque è un horror e finisce nel calderone della mia collezione, versione noleggio. Non amo le versioni noleggio, però quando sono così, cioè sì, c'è solo questo triangolino, non mi dispiace. Poi il Blu-ray 2 euro ci stava. Ultimo film. Poi vi faccio vedere una cosa che faccio io con i film, che spero apprezzerete. Allora, Zombie Lover, non lo trovavo proprio, come cazzo, se qualche informazione su sto film. Qua hanno scritto la versione zombie di American Graffiti e Stand By Me, ai tempi di Instagram. Vabbè, cioè, che cazzo, scrivere una frase così ci vuole veramente del genio. Comunque, bravi. Nel senso, siete riusciti a mettere un sacco di confusione in testa a me e chissà chi altro. In realtà il titolo originale è Make Out With Violence. E il film è scritto e diretto da The Deagle Brothers, che sono due tizi che secondo me non sono neanche fratelli perché qua hanno cognomi diversi, oppure boh, hanno fatto qualche patto di fratellanza strano. Comunque è una specie di horror comedy. Se l'avete visto, vi farò sapere comunque i film quando li vedo, poi faccio delle live, delle cose su vari canali, quindi seguitemi, vi lascio le informazioni qua nell'info box e mi raccomando, ricordatevi di attivare la campanella qui nei video perché se no non vi arriva la notifica e vi perdete delle cose fantastiche. Allora, considerate che di solito io i film, adesso che c'è questo problema del Covid, i mercatini, quelli veri, quelli tosti, sono chiusi, ma in alcuni io trovo anche film a un euro, a 50 centesimi, pacchi interi. È scoppiata, porca puttana, è scoppiata la lampadina in diretta, mamma mia che eventi emozionanti che capita, è scoppiata la lampadina, vacca boia. Quindi DVD comprato a 2 euro, queste sono confezioni nuove comprate su Amazon, ok? Io prendo il mio bel DVD, tolgo, lo metto in bocca, non si mette in bocca, mi raccomando. Lo metto qua, oh, ma guarda come sta bene, è nuovo. Ok. E poi tolgo la carta. Vediamo un po'. Vi garantisco, questo non era particolarmente rovinato, ve lo dico. Però trovo dei Blu-ray, scusate, dei DVD che sono... fa un'altra figura. Sembra sicuramente più nuovo. Magari dal video non si capisce. Però ora è più figo, più nuovo. Alcuni hanno il disco intonso, perfetto, senza graffi, e fuori sono distrutti. Perché? Perché passano da un mercatino all'altro, da una scatola all'altra, continuano a prenderlo in mano, grattarlo, si rovina, si riempie di polvere, si insudicia e il disco rimane intonso. Quindi a volte veramente vale la pena fare una spesina piccola e comprare delle nuove cover e andare in giro a cercare anche DVD, insomma, edizioni abbastanza distrutte. L'importante è che la carta della copertina non sia rovinata. Insomma, questo è un piccolo trucchetto banalissimo, ma insomma, tenetelo presente se volete risparmiare e fare qualche buon affare. Allora ragazzi, questo è tutto per l'aggiornamento della collezione. Sono contento finalmente di essere riuscito a farlo. Trovate i link per acquistare tutti questi film nell'info box.
lasciatemi un commento, insomma anche per dirmi il vostro parere sul film che non ho visto e sul video, e iscrivetevi al canale, lasciate un like e condividete il video se potete, e ci vediamo al prossimo aggiornamento della collezione. Ciao!